Vendevano per biologico ciò che bio non era e per farlo hanno truffato lo Stato, la Comunità Europea e i partner commerciali. 9 titolari di aziende agricole del Ragusano, con particolare riferimento al comprensorio Modicano e del Siracusano, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica per percezione di finanziamenti ed incentivi all'agricoltura per circa 1 milione di euro, ma anche per frode ed evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Modica, coordinata appunto dalla Procura di Ragusa, ha scoperto una maxi truffa nel settore agroalimentare biologico siciliano. L'operazione ha visto la partecipazione nella fase esecutiva dei provvedimenti magistratuali di circa 50 finanzieri che, dopo mesi di indagini tecniche, pedinamenti, appostamenti e analisi di movimentazioni bancarie, hanno eseguito decreti di perquisizione e sequestro insieme ad ordini di esibizione di atti e documenti ufficiali nei territori dei comuni di Modica, Scicli, Ragusa, Ispica, Pozzallo, Vittoria, Agate, Siracusa e Bologna, sedi di rilevanti aziende agricole bio, ovvero specializzate nella coltivazione e produzione di prodotti agricoli immuni all'uso di agenti chimici. Le indagini, avviate all'inizio del 2017, hanno permesso di scoprire un articolato sistema di frode finalizzato alla commercializzazione, sia in Italia che verso i principali paesi europei come la Francia, Germania e Inghilterra, di prodotti ortofrutticoli derivanti da agricoltura convenzionale, ma che invece venivano etichettati come provenienti da agricoltura biologica e biodinamica. Per soddisfare la crescente domanda dei mercati esteri in eccesso rispetto alle reali disponibilità di raccolto, venivano incamerati nei magazzini aziendali destinati al prodotto biologico anche partite di merce convenzionali proveniente direttamente da terreni non certificati bio. Il sistema di frode poi si completava attraverso l'alterazione dei risultati delle analisi chimiche eseguite su campioni di prodotti e quindi confezionati ed etichettati con la tipica raffigurazione della fogliolina verde, per essere destinati alla grande distribuzione ad un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello di acquisto di produzione, oppure venduti come materia prima biologica all'industria di imbottigliamento locale. A supporto delle prove raccolte dalle fiamme gialle, il sequestro di oltre 10.000 kg tra prodotti chimici, fertilizzanti, concimi, sementi alterate e pesticidi, rigorosamente vietati in agricoltura biologica, rinvenuti nei magazzini aziendali e nei terreni dichiarati ufficialmente nel programma annuale di produzione. In alcuni casi i finanzieri sono riusciti anche a risalire alle ditte fornitrici degli agenti chimici vietati, scoprendo tra l'altro un sistema di evasione fiscale di oltre 200.000 euro. È stata sequestrata anche tutta la documentazione contabile relativa ai rapporti commerciali intrattenuti dalle aziende indagate con i clienti e fornitori nazionali ed esteri, nonché quella extracontabile occultata, ma comunque rinvenuta. Le indagini hanno permesso di quantificare anche in oltre 8 milioni di euro l'ammontare delle movimentazioni di falsi prodotti bio effettuate dalle aziende controllate, con relativa indebita percezione di contributi, finanziamenti ed agevolazioni pubbliche proprie dell'agricoltura biologica, pari a circa 1 milione di euro. Sono state quindi denunciate all'autorità giudiziaria di Ragusa 9 persone titolari di aziende agricole operanti nel Ragusano e nel Siracusano per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode dell'esercizio del commercio e alla truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea, finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche con specifico riferimento a quelle concernenti l'agricoltura biologica. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro durante le perquisizioni presso le stesse aziende agricole oltre 10 tonnellate tra prodotti chimici, fertilizzanti, concimi, sementi alterati e pesticidi rigorosamente vietati in agricoltura biologica.